Buongiorno a tutti. Oggi vi faccio vedere la mia svuota spesa. Sono andata in alcuni supermercati stamattina, cioè praticamente ho passato tutta la mattina ai supermercati, ragazze. Cioè, per fortuna che mi sono messa avanti con il mangiare, ho preparato il ragù stamattina, che dopo sono andata a fare un po' di spese. Ecco, oggi vi faccio vedere quello che ho comprato. Allora, prima di tutto sono andata in un negozio che si chiama Saturn, non so se nella vostra zona c'è una cosa così. Ecco, io ogni tanto ci passo lì, ci sono tutte le cose per la casa praticamente. E niente, ragazzi, e allora ho comprato questi bicchieri qua, ne ho preso uno, due, tre, quattro, cinque bicchieri, così. Questi 5 bicchieri che qua, ragazzi, costavano 99 centesimi alla fine. Questo bicchiere qua. Ne ho presi 5. 5 bicchieri. Sto facendo i conti che non riesco a capire per il scontrino perché c'è tutto un. Allora, ho preso questi 5 bicchieri e poi ho preso anche una frusta. Allora, in tutto ho pagato 8,44 euro. Vedete? Tutti questi bicchieri qua perché li ho presi. Allora, ho intenzione di farmi fare tipo, di prepararmi tipo la colazione. Tipo, mi metto un giorno, mi preparo tutte le colazioni, ne faccio 5, secondo me basta, anche perché se, dopo se ne facciamo di più, mi piace la colazione più fresca possibile, ecco. Se ne facciamo 5 colazioni, cioè io non sono una che fa colazione, ecco. Cioè, mi scoccio tante volte, però una cosa leggerina, ecco. Cioè, preferisco. Allora, ho comprato questi qua. Cioè, posso mettere un po' di yogurt con un po' di già frutta tagliata, ecco. Così li metto dentro il frigo e la mattina presto c'ho già la colazione pronta, ecco. Allora, ho fatto questo qua. Allora, praticamente dopo sono passata al Lidl, vi faccio vedere la spesa della Lidl. Allora, prima di tutto sono andata al Lidl perché un mesetto fa più o meno sono passata lì al Lidl, ma così alla veloce, che mi serviva solo il caffè, ero con Andrea, ho detto fermati un attimo e prendo il caffè. E poi ho visto che la pasta di Barilla era abbastanza buona come prezzo, no? Allora ho detto oggi quasi quasi vado a fare un po' di scorta della pasta, ecco, perché costava meno, mi ricordavo. Oggi vado lì, ho comprato solo questi due qua, perché quello che costava meno e l'altra pasta costava molto di più, cioè 50 centesimi in più quasi. E niente, ho detto niente, non lo prendo, prenderò la pasta o della Coop, quello che trovo, ecco, perché anche i prezzi della pasta sono saliti su anche. Poi, un'altra cosa che volevo dire del Lidl, che io non ci vado mai al Lidl. L'unica volta che vado mi sono resa conto che non mi piace. Cioè, ma non mi, cioè, già che non mi piaceva più di tanto prima, ecco, l'unica cosa che mi piace al Lidl sono questi biscotti qua, che l'ho già detto 10.000 volte a voi che ho preso due scatole di questi biscotti qua. Ecco, l'unica cosa è che posso andare al Lidl e comprare dei biscotti. E anche il caffè, ecco, il caffè e il biscotto e poi basta. Io al Lidl non, cioè, non mi piace il Lidl. Non è che ho la puzza sotto il naso, no, di più. No, sto scherzando, però non mi piace. Cioè, Lidl, e poi anche di prezzi, secondo me hanno aumentato i prezzi. Secondo me conviene andare all'Eurospin a fare la spesa a questo punto. Perché una volta Lidl era molto più economico rispetto agli altri. Ecco, oggi come oggi non vedo nessuna differenza tra Lidl e l'altro supermercato. Va bene, visto che oggi avevo preso, perché io, ragazzi, dovete sapere che io non Io a fare la spesa così non ci vado mai quasi. Io quando mi serve una cosa, tipo non so, dopo lavoro, che c'è un negozio piccolino della Coop, dove cioè finisco a lavorare, vado alla Coop, prendo due o tre cose che quelle che mi servono e basta, non compro più niente. Se mi serve la carne vado al macellaio, se mi serve qualche un po' di verdura ogni tanto
passo anche al mercato così prendo anche la frutta e verdura, ecco. Però la spesa così io quasi quasi non la faccio più, ecco. Semmai lo andrò a fare, però la prossima volta ci andrò piuttosto l'Eurospin, ecco, perché così e poi anche vicino a casa. Ecco, le spese grosse secondo me ormai devo abbandonarle, però tipo al Tigotà posso andare ogni tanto, però sì, non conviene più fare le scorte, cioè, i prezzi sono sempre quelli, ecco. Una volta ci conveniva, infatti quando avevo visto la pasta ho detto vado a comprare un po' di pasta che costa meno, invece no, neanche quello. Andiamo avanti ragazzi perché sennò quel video qua diventa lunghissimo. Ecco, già che c'ero, ho preso anche le patatine. È sempre al Lidl. Poi ho preso anche queste qua, il butter. Le nocciole, anche queste non mi dispiacciono così tanto. Ho preso anche 10 uova. Queste sono le galline levate a terra, speriamo. 10 uova, e poi ho preso anche 1 chilo di caffè. Questo caffè in grani, che sapete che c'è una macchinetta di caffè che macina i grani. Ecco, l'unica cosa che posso andare, mi piace. Ecco, a parte il caffè, mi piace più questo. Ho provato altri grandi, il caffè del Lidl non mi piace. Cioè, l'unico che si salva è questo. E poi anche buon prezzo. Perché se andiamo in altri supermercati, il caffè costa molto, molto di più. Ecco. Poi ho preso anche questi kiwi qua, non so come mai l'hanno messo a 99 centesimi. E sono belle ancora dure, cioè non sono acciugate, sono anche bio, cioè non so per quale motivo l'hanno messo. Beh, 99 centesimi 6 kiwi, secondo me è perfetto. Allora, poi ho preso anche l'olio di semi di girasole, un olio in più, uno in meno, va bene, perché allora alla fine ragazzi adesso compro solo olio di girasoli io e compro olio di oliva, basta, non compro nient'altro. Perché olio di girasole lo posso usare dappertutto, anche se friggo o se mi serve per una torta, per qualcosa, olio di girasole va bene per tutto. E invece olio d'oliva lo uso per insalate così ogni tanto, ecco, lo uso solo io tra l'altro. Allora, poi ho comprato anche questa pasta qua, non so com'è, questa è la pasta del Lidl, l'ho preso le farfalle e ho detto lo assaggio, perché non sono tanto fiduciosa. Ho detto prendo questo qua piccolino, vediamo com'è. Però non credo che torno a Lidl a comprare la pasta, ecco, sono sincera. Ecco, faccio vedere altre cose che ho comprato già che c'ero. Allora, ho preso le olive nere, queste qua, poi ho preso anche i capperi. Allora, ogni tanto mi piace fare le olive cappere con il pomodoro, no? Per fare un po' di pasta per me. Lo mangio solo io perché Andrea non mangia né olive né cappere. Allora, poi ho preso anche questi citrullini qua, in agro dolce. Poi ho preso questo tonno qua. Allora, il tonno non compro più compro solo in vetro adesso, non compro più quelle tipo Rio Mare, ecco, tutte quelle cose lì in scatole, in latina, ecco, non le compro. Cioè, no, basta. L'ultima volta quando ho preso quelle in latina, sembra che era andato male, mi sembrava, ecco. Da quella volta lì ho detto basta, piuttosto. E tra l'altro, uno dice vabbè, questo qua costa tipo 4 euro. Però alla fine, se tu ci pensi, no? Perché, cioè, per quello che usi, cioè, non so perché, come lo uso io, no? Cioè, lo prendi una striscia, questa qua, è come un barattolino, ecco, ed è più buono, cioè, mi dura anche abbastanza, ecco, devo essere sincera. Ecco, preferisco quel tonno qua. Allora, già che c'ero, ho preso anche questa qua, bevanda di riso, per fare sempre per far fare la colazione, ecco. Perché, così almeno faccio la colazione, ecco. Poi ho preso anche le alici, sempre faccio, quando faccio tipo soffritto per me piccolino, le alici mi piace perché ti lascia quel gusto buono, a me piace, ecco.
Poi ho preso, già che c'ero, ho preso i peperoni, questi qua, che sono abbastanza buoni, cioè mi piace perché non sono grassi. Poi ho preso il burro, già che c'ero, perché io ogni tanto faccio dei biscotti, le crostate, così il burro non va mai male in casa mia qua. Ci deve essere sempre l'uova, il burro, così almeno sì, faccio qualcosa. E poi un'altra cosa è, le ho comprate anche le banane. Anche le banane, ho detto prendo anche le banane. Poi vorrei fare anche la torta delle banane, tipo, sapete quelli pancake tipo di banane, che le vedo tantissime anche su tutte le ricette. Ecco, vorrei provare a fare uno anche io, ecco. Ci proverò. Non ho mai provato, ecco. Allora, poi ho comprato... Vabbè, già che c'ero, ho preso questa maschera qua e questo shampoo qua. Da Lidl, già che c'ero Lidl, ho detto vabbè, ne approfitto, mi prendo queste due cose qua, poi basta. Ah, poi dopo ho preso accendini, questi qua, questi li usiamo quando dobbiamo accendere la stufa e ogni tanto qualcheduno non va, e allora questi qua vanno benissimo. E poi ho preso anche le vitamine per me. E io direi che come spesa Lidl basta, questo ho preso Lidl. Poi dopo dal Lidl, ragazze, ma prima di passare al Lidl, sono andata a Tigotà, sono stata bravissima. Cioè, bravissima. Però sono stata abbastanza brava, ecco, bravina. Bravina, dai, bravina. Questo vi faccio vedere all'ultimo. Allora, ho preso il sacco del pattume. E va bene. Poi ho preso la carta. Questa qua, poi un altro rotolone di carta un po' più grosso che ho lasciato in macchina, però scusate, non ve l'ho detto il prezzo del al Lidl, cosa ho speso in tutto. In tutto ho speso 53 euro tutto quello che ho comprato al Lidl. Allora, adesso passiamo alla Tigotà. Allora, ho comprato la carta grande che ho lasciato ancora di là. Allora, poi ho comprato, ho fatto un po' di scorta di questa cera qua in crema, perché costava 3 euro o 2,60 addirittura. Adesso poi devo guardare i prezzi, non vorrei dirle bugie, però... Non vuole neanche... No, 3 costa allora. No, 3... Allora, costava 3,20 euro questo qua. Ed è un buon prezzo, beh, perché d'altra parte costa 5 euro. D'altra... un'altra profumeria che ho visto costa anche 9 euro questo boccetto qua. 9 euro, ragazzi. Se qua ho pagato 3 euro, d'altra parte costa 9 euro. Cioè... Vogliamo parlare? Bene. Non diciamo più niente, va. Allora, poi ho preso dei fazzoletti. Ho preso il sale grosso per la lavastoviglie. Ho preso anche questi tappetti, come vi chiamate, questi adesivi qua, sapete, per le sedie. Le ho prese quelli che sono un po' più chiari, ecco. Ho preso anche questo e poi allora sono andata a Tigotà. Secondo voi non potevo non prendere? Ho preso sapone di Marsiglia, mi sono fatto un po' di scorte di sapone di Marsiglia. Devo dire la verità che io mi sto trovando benissimo. Sapete che avevo grattugiato il sapone di Marsiglia con Soda Solvay, che avevo fatto detersivo in polvere. Va benissimo, ragazzi. Vabbè, forse qua dovrò fare un'altra cosa, un altro, però ha lavato benissimo tutto, ecco. Ho aggiunto anche percarbonato, però tutte le tovaglie, tovaglioli, ecco, lavato benissimo, senza macchie. Benissimo, ciao, non compro più neanche detersivo, ecco. Allora, poi c'era rimasto un sapone alga, solo un panetto, non potevo mica lasciarlo lì, l'ho preso perché costava 1,50 euro. Bene. Allora, poi un'altra cosa che ho preso, questo qua detersivo. Allora, sapone per i piatti,
Non so che se non l'ho mai, non ho mai provato, non so neanche com'è. C'erano diverse, c'era anche su di lavanda un altro. Buono, perché questo ho preso al limone e verbena. Non so cos'è verbena, ragazzi, non mi chiedete, non lo so. Comunque sa di limone questo qua. L'ho preso perché non ho mai provato questa marca qua. Ecco, un'altra cosa che ho preso, mi scocciavo a comprare le cose in plastica, quelle che uso di solito per la lavastoviglie. Ho detto, mi devo comprare qualcosa per la lavastoviglie, però devo stare un po' più attenta di quello che compro. Ecco, ho comprato queste pastiglie per la lavastoviglie. Sono 25 tabs praticamente, cioè ho verde officina, un marchio, non so che marchio è, e comunque proviamo anche queste pastiglie qua, che sono biodegradabili, giustamente, idrosolubili tra l'altro, non so come sono dentro, se volete guardiamo subito, così ci togliamo la curiosità. Così. Cioè, giustamente uno può mettere con tutto il sacchettino perché si scioglie. Sì, anche come profumazione. Sarà di limone, di un po' di erbe, secondo me. Ma proprio molto molto delicato. Allora, poi ho preso un'altra cosa che secondo me questo interessa forse più a maschietti, ecco, se qualche maschietto che mi guarda. Ecco, ho preso questa qua, la schiuma da barba di Gillette. Ho preso questa calmante lenitivo per la pelle sensibile, per Andrea, perché tutte le volte, cioè, l'ho preso questa, poi l'ho preso. Questa lametta qua, Gillette Fusion 5. Ci sono 5 lamette praticamente qua. Ho preso questa e poi ho preso anche queste qua. Sono 6 lamette. Allora, Andrea usa ce l'ha quelli da 3, l'avevo comprato l'ultima volta. Ho notato con quelli cioè, non compro quelli da poco perché tutte le volte quando si fa la barba si taglia. Poi c'è, tra l'altro, ha tantissimi neo e tutte le volte si taglia qualche neo e dopo sanguina tutto il giorno, ecco. Con questi qua secondo me evita di tagliarsi, ecco, anche per questo ho preso anche questa schiuma qua per la pelle sensibile, sempre per lo stesso motivo. E secondo me sono più buoni, ecco, quelli che hanno più lamette, ecco, perché adesso ne avevo tre o quattro, tre lamette e non c'avevo questa lametta qua da mettere queste ricariche qua, allora ho preso anche questa. Siccome ne avevo quelle da tre, non so se andavano bene lo stesso, secondo me no, perché secondo me cambia la testina qua, da vedere così secondo me cambia. E poi l'ultima cosa che mi sono comprata, ho preso un nuovo beauty, ragazzi, perché il mio avrà, non so qua, 20 anni, secondo me 20 anni. Cioè, vi rendete conto? E ormai poverino è tutto brutto, è brutto, brutto, brutto proprio. Allora ho detto, beh, sai cosa c'ha? Mi prendo uno, questo qua, mi piace, cioè, non so se sapete, mi piacciono molto colori chiari, tutto quello che è beigiolino, panna, mi piace. E questo qua costa 19,90, questo qua, però tutti i beauty più o meno costavano quei prezzi lì, ecco, e ho scelto questo. Alla fine. Allora, è da Tigotà, praticamente in tutto ho speso 71 euro. Vabbè, che ho pagato tantissimo queste cose qua, lamette da barba. Ecco, lamette da barba. Vi dico il prezzo di quelle cose lì che costava di più in assoluto. Allora, questa qua, lametta, costava 7,60 euro, è per quello che ho speso tantissimo, 7,60. Poi queste qua costavano 16,95 praticamente, i prezzi sono quelli.
E poi giustamente quello che costava di più anche il mio beauty, ecco. I prezzi, cioè, se no spendevo molto molto meno, ecco, quello sicuramente. Però ho detto vabbè, cambiamo un pochettino, ecco. E poi non è finita qua, ragazze, perché dopo il Lidl, delusione del Lidl, sono andata all'Esselunga. Vi ho detto, beh, quello che ho speso al Lidl, no, al Lidl avevo speso 53 euro alla fine. Allora, sono andata all'Esselunga perché ho comprato la rucola, uno, due pacchi di rucola. Ah, altre cose ho già messo dentro il frigo, ve lo faccio vedere anche quelle. Poi ho comprato, allora io quando devo comprare origano compro fatto così, dopo le metto dentro i barattoli, ecco, compro così, adesso li spezzo con le mani, poi dopo le metto dentro il barattolo. È molto più buono, mi piace di più, non si trova solo l'Esselunga, anche l'Iperpamela ad esempio li trovate anche lì, ecco. Ho visto l'Esselunga, l'ho preso, ecco, perché sto quasi per finire. Il mio video è già lunghissimo, ragazzi, ve lo dico. Adesso taglio un po'. Allora, ho preso anche l'Esselunga, questo qua a sgombro. Perché quando faccio da mangiare, mi porto da mangiare a lavorare, che mi faccio con un po' di orzo, no? O con un po' di riso, mi metto un pezzettino di tonno di sgombro. Questo, no, questo qua è sgombro, però va benissimo così, ecco. E allora mi faccio da mangiare, ecco. E poi ho preso anche il basilico. Allora, perché ho preso tutta questa rucola qua, basilico? Perché ho intenzione di fare il pesto a casa, ecco. Perché ho visto che tantissimi fanno il pesto a casa senza comprare quei pesti, sapete, già pronti. Posso fare i vasetti piccoli e così una volta quando mi serve li tiro fuori. Ho visto che ci sono tantissime ricette anche con i pistacchi, tipo uno mette il pistacchio, comunque farò anche quello lì. Poi ho comprato anche la panna, il latte intero, questo piccolino l'ho preso perché il latte non lo uso quasi mai, ogni tanto mi serve qualche goccio, allora questo qua mi andrà benissimo. Poi ho comprato anche la birra, quattro birre di questo qua, di birra Moretti. Allora, in tutto all'Esselunga ho speso 34 euro. 34 euro all'Esselunga e io. Ah, ok, ho preso il pesce, scusatemi ragazzi, infatti dico, ma dov'è la mia spesa? Ok, ci siamo. Mi ero già dimenticata. Va bene essere fusi, ma così è, cioè. Perché avevo già messo dentro il frigo tutto, ecco perché. Perché ho preso queste mozzarelle qua, dopo rimetto tutto di nuovo. E poi ho preso branzino, c'è scritto 40% di sconto, non so come mai, ma tutte le volte che vado lì c'è sempre tutto scontato, ma il pesce è buono, ecco, l'Esselunga il pesce è buono. Questo, poi dopo ho preso anche questa qua, Santa Lucia, che costava una fortuna. E poi ho preso anche questa qua, la mozzarella, sempre per la pizza, però questa è senza lattosio, faccio un po'. E poi ho preso anche questi gamberetti qua, precotti, non so se vi chiamate, io chiamo gamberetti, beh, vabbè. Anche se si chiamano mazzancolla tropicale, vabbè, ho preso due di questi. Che anche qua c'era scontato, non so come mai. Io ho già preso tantissime volte e so che è buono, anche se c'è già il sconto, però è buono, perché di solito quando ci sono gli sconti ci sono le cose che ormai vanno male, no? È così. E niente, la mia spesa, la metto via adesso. E questa qua.
Vado a prendere un'altra cosa. Poi ieri, visto che sono diventata una signora, sono comprata un paio di scarpine da signora. Direte, ma questa è una pazza, sì. Sapete che io vado sempre con la scarpa da ginnastica, per me è una scarpa sempre bassa, non sono più capace neanche andare con le scarpe con il tacco. Però ho detto, quella lì l'ho vista ieri, sono passata, ho detto no, quella scarpa qua la devo provare, se c'è il mio numero. Sono entrata dentro il negozio, mi sono provata le scarpe, c'è il mio numero, sì, mi sono provata, mia. L'ho provata anche un altro paio. Allora, ho preso queste scarpine qua, con il tacco piccolo piccolo, però molto semplice e abbastanza elegante, ecco. Quando devo andare da qualche parte, uscire così, almeno c'è uno scarpino un po' ecco. Non devo andare con le scarpe da ginnastica o con un semplice stivaletto, ecco, un pochettino, un po' di tacco ci vuole, ecco. Allora, avevo provato anche un altro tipo di scarpe, tipo come questa, no? Però con un tacco molto più rotondino, cioè con la punta molto più con la punta praticamente c'era, però il tacco era un centimetro più alto di questo e quando mi sono provata ho detto guarda, quel centimetro fa la differenza, prendo questa. Direte, ma questa sì, non riesco più ad andare con i tacchi, cioè non sono abituata. Quando avevo 18 anni mi sembrava che tutta la vita andrò con i tacchi, invece no, tutta la vita con le scarpe da ginnastica. Però almeno questo tacchino qua, secondo me questo tacco qua riesco a metterlo, ecco. Bene ragazzi, io oggi ho parlato tantissimo, spero che vi abbia fatto un po' di compagnia e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao a tutti.